Ciao a tutti raga, oggi video pazzesco, andremo a visitare un castello del 400 a.C. Questo castello si trova a Vicari, ok, in provincia di Palermo, è un paesino tra Palermo e Agrigento, nell'entroterra. Vorrei ringraziare Giuseppe D'Amico perché sono andato proprio a svegliarlo per poterlo appunto visitare. Giuseppe è la guida del castello, quindi grazie mille e niente, raga, buona visione. Prima del 2015 il posto dove ci troviamo era tutto sommerso da terriccio che arrivava fino all'altezza della volta e di quelle rocche dall'altra parte. Da questo scavo archeologico è venuto fuori, sebbene si sapesse, quello che è la chiesa di Santa Maria del Castello, che è la seconda chiesa più antica d'Europa dedicata alla Madonna. Wow. Nella parte centrale della chiesa di Santa Maria del Castello è venuta alla luce quello che è il vecchio altare, le colonne laterali che sono originali, però se guardiamo la colonna alla mia sinistra con quella del mio lato destro ci sono delle differenze. La colonna, diciamo che ancora dall'altra parte è grezza, mentre là, fino a un certo punto, ci sono gli intonaci. E dal grezzo all'intonaco, da una dominazione all'altra, sono passati 300-400 anni. Mentre è stato fatto un importante scavo qua ai miei piedi, dove sono venute alla luce delle tombe. Là, in quella piccola tomba c'era lo scheletro di un neonato. Da quella parte c'era lo scheletro di un arabo, un altro scheletro di un altro arabo è stato ritrovato dietro l'altare. E qua ai miei piedi c'erano gli scheletri di due donne. E allora la storia racconta che a Vicari, verso il 400 e il 500, il castello era abitato c'era un insediamento romano sulle rocche del castello. Poi ci sono stati i greci. Infatti, nella prima campagna di scavi degli anni 90, è stato ritrovato vasellame romano e greco. Infatti, presso il nostro museo c'è addirittura un inceneritore di ossa del periodo romano. Mentre poi abbiamo i bizantini, gli arabi, che sono quelli che hanno cominciato a costruire il castello, perché gli arabi amavano costruire delle roccaforti. Conta che il nostro castello anticamente comunicasse attraverso delle gallerie con il castello di Cefalerdiana, con il castello della Marghera, che dei quattro castelli è il più piccolo, e qua a nord con il castello di Carcamo. Però l'unica certezza di presenza di gallerie si ha dall'uscita dalla torre della Porta Rosa del castello di Vicari. Entrando e uscendo per delle gallerie si arrivava a un ingresso laterale del castello di Carcamo. Questo era anche il posto del castello dove, al momento che c'era un attacco nemico che spesso e volentieri partiva dal piano seggio, dal piano dell'assedio che era nella parte alta del castello, la gente si veniva a rifugiare in questa zona dove ci sono i merli. Nella parte invece alta, quella è la torre pentagonale. In quella torre c'è una piccola cappellina dedicata alla Madonna. Quella, come stavo dicendo, era una torre di segnalazione perché si segnalava con il segnale di fumo con gli altri castelli della zona. Allora, il posto dove ci troviamo è la Torre delle Cisterne, però questo era un piccolo tempio bizantino. Ah, wow. Questo era un piccolo tempio bizantino perché, e se avete avuto il piacere di ospitare una persona, uno storico, uno scrittore, ho appreso delle notizie abbastanza interessanti. Per esempio qua, questa era una piccola vasca, era un fonte battesimale.
da dove doveva arrivare la luce filtrata dal tetto dove ci dovrebbero essere le buchi da cui entrava. Mentre da questa parte c'è, ci sono delle tracce dell'esistenza di cucine. Infatti questa persona, vedi, dice questa carbonella, dice non è molto antica e neanche è molto recente. Ho detto deciditi, è anche, che qua dice da più di 1000 anni. Mentre queste buche che ci sono sulla pavimentazione servivano ai pastori e ai contadini per accendere il fuoco e a riscaldarsi durante l'inverno. Tutti gli spazi che c'erano erano sempre sfruttabili per incamerare grano. Loro avevano magazzini dove incameravano grano perché nel nostro territorio era la maggiore produzione che c'era. Allora, fino a un certo periodo io sapevo che qua ai piedi di questa rocca c'era l'ingresso per delle gallerie. Invece lo storico che ha avuto il piacere di ospitare qua dice no, che qua cominciava il muro di cinta e che con il tempo è sparito. Non c'è. Mentre qua nella parte alta era la zona del castello dove vivevano i nobili che comandavano all'interno del castello. Sotto il tempio è qua la zona militare fortificata che serviva loro per tenere sotto controllo la parte sottostante del territorio. Mentre qua lungo questo muro di cinta dove c'è questa grigliatura è la zona dove c'erano le scuderie del castello. Per esempio in questa zona sicuramente questi muri che si vedono sono i posti dove nascevano gli alloggiamenti della guarnigione militare. Qua stiamo arrivando nella parte più alta del castello. Là dove c'è la torre a mulino siamo a 720 metri di altezza, pari a Monte Sant'Angelo, che è quasi 780